Nella sede del Mattino di Napoli incontriamo una nota giornalista, Rosaria Cavacchione, famosa per le sue battaglie contro la criminalità organizzata. Le sue parole, i suoi articoli di queste ultime settimane sulla questione dei rifiuti e col collegamento tra la Campania e il Molise ovviamente hanno acceso la curiosità da parte anche della popolazione molisana. Intanto cerchiamo di capire che cosa sono i rifiuti, inteso come affare. Dicono dal 91 in poi, camorristi pentiti che hanno raccontato di questo affare, hanno detto che è loro. Tant'è che un'operazione giudiziaria che sarà fatta nel 2003, che riguardava proprio il traffico dei rifiuti, si chiamava Remida, perché i rifiuti si trasformano in oro, sono la ricchezza, il cespite più importante per la criminalità organizzata nelle regioni centro-meridionali. Ecco, la situazione in Campania oggi, qual è? Che abbiamo visto ovviamente anche a livello nazionale, è dovuto intervenire l'altra volta Bertolaso o altro, abbiamo visto le proteste a livello nazionale da parte della popolazione di Terzigno. Che cosa sta accadendo? Dove, diciamo, è scoppiata un po' la questione dei rifiuti e è tornata d'emergenza? In realtà Napoli ha la capacità di catalizzare l'attenzione completamente, qualunque cosa accada a Napoli diventa un'emergenza. In realtà appena ieri è stata sequestrata una grossissima discarica illegale, abusiva, di rifiuti tossico-nocivi a Milano e la notizia è passata, non è passata, ma non si è vista. Un grosso deposito di scorie industriali. La settimana scorsa è stata sequestrata una grossissima discarica illegale di rifiuti tossico-nocivi e di farmaci a Ceprano, che è alle porte tra il Lazio, il Molise e la Campania, e non se ne è parlato, se non nei giornali locali, quindi solamente nei giornali della provincia di Frosinone se ne è parlato. In realtà questo è un problema che riguarda tutta l'Italia, esiste un'emergenza rifiuti che riguarda tutta l'Italia, e che riguarda anche per esempio la Germania, perché in Germania noi abbiamo un caso di smaltimenti, molti casi di smaltimenti di rifiuti nell'ex Germania dell'Est, che vengono però dall'ex Germania occidentale, quindi un trasporto illegale di rifiuti che c'è anche lì, come c'è qui, come anche da noi partono i rifiuti per andare in Germania. Quindi c'è tutta una circolazione di immondizia di varia qualità e specie che rende moltissimo. Il problema vero è che non è stato risolto il problema dello smaltimento. Allora, mentre nell'Italia meridionale o in alcune parti d'Italia meridionale, compresa la Campania, non si è risolto il problema dello smaltimento anche di rifiuti solidi urbani, nel resto dell'Europa occidentale non si è risolto il problema dello smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi. Ed è su questo che si fanno i soldi maggiori, non si sa dove portarli. Per cui le industrie del nord, ma mi sembra questo poi superfluo specificare che sia del nord, visto che l'Italia meridionale le industrie non ce l'ha, da qualche parte devono portare questi rifiuti. E li portano purtroppo dove c'è la terra, in provincia di Milano, nel Veneto, nell'Emilia Romagna, in Toscana, lungo tutta la dorsale appenninica e soprattutto poi dalla Campania in giù. Campania in giù, ovviamente, attigua è anche il Molise. Lei ha avuto modo di scrivere e di tornare su delle vicende da parte dell'interesse anche della nostra emittente, che parte dal 2004, dall'interrogazione di Nichi Vendola, sull'operazione Remida, che coinvolse Caturano, azienda di autotrasporti, insomma, sollevando la vicinanza con organizzazioni dedite alla criminalità e certamente iniziando a paventare un rischio del trasporto in Molise di materiali sospetti. La camorra che gestisce il traffico dei rifiuti, che li gestisce anche per esempio dalla Sicilia, perché loro si sono divisi, le grandi organizzazioni criminali si sono divisi i grandi affari, la droga la fa la 'ndrangheta, la camorra fa i rifiuti, quindi si sono più o meno organizzati sul territorio in questo modo. La camorra controlla in maniera radicale, completa, al 100%, alcuni segmenti del ciclo dei rifiuti. Uno di questi è il trasporto.
Questa è una delle ragioni per le quali la camorra non gradisce gli impianti di incenerimento, perché si viene a spezzare una catena, si viene a spezzare una catena importante che passa poi dal trasporto alla discarica, che è l'unico luogo dove puoi far scomparire i rifiuti tossico-nocivi, che sono quelli che ti rendono di più, ovviamente. Ecco, il pericolo è proprio questo. Da una indagine del Sole 24 Ore in Molise ce ne sarebbero 8 dedicate appunto allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Quando si parla di rifiuti pericolosi, ovviamente bisognerebbe anche specificare di cosa stiamo parlando. Il rifiuto pericoloso può essere, secondo le categorie, può essere anche il materiale di risulta dell'edilizia, che non lo è tanto, a meno che non contenga amianto, per esempio. Ma io continuo a chiedere dove finiscono i rifiuti, le scorie industriali, i medicinali, cioè tutto quello che il rifiuto chimico che non è biodegradabile, che non è smaltibile facilmente, che ha bisogno di stoccaggio, avrebbe bisogno, secondo la legge, di stoccaggio, di un lungo periodo di stoccaggio in strutture specializzate, che in Italia non esistono. Ecco, lei ha parlato di un triangolo in Molise, che noi abbiamo, diciamo, cercato di delineare tra il COSIB di Termoli, la discarica di Montalcano e il nucleo industriale di Pozzilli Venafro. Un triangolo, diciamo, pericoloso, pericoloso per fare un assioma, insomma, con i rifiuti che potrebbero essere trasportati in questi siti. Sono dei terminali. Diciamo che le organizzazioni che si occupano di traffico di rifiuti non si muovono in un ambiente dove non c'è nulla, si muovono lì dove hanno comunque delle basi di appoggio possibili. Quello è un territorio ideale per un'operazione del genere, proprio per questa ragione, perché c'è un inceneritore, c'è un depuratore, c'è una discarica, tutto legale, intorno al quale ci può essere anche un movimento illegale. Perché diventa complicato poi stabilire se quel camion trasporta quello che dichiara oppure no, perché poi sono accertamenti lunghi, complicati, devi essere anche molto fortunato a trovare il camion che dichiara nelle bolle di trasportare RSU e invece trasporta rifiuti chimici, perché non dovresti controllarli tutti. Certo. Ecco, il problema è anche questo da parte delle forze dell'ordine, ossia individuare tra i Non vari. è, non, ce ne sono state diverse di indagini che hanno individuato queste cose. Per esempio, Remida non è stata la sola indagine, ce ne sono altre due che si chiamano Madre Terra, ce n'è un'altra che si chiama Chernobyl, fatte sempre dalla Campania, dove poi c'è la convergenza degli stessi personaggi. Poi ce ne sono alcuni che te li ritrovi un po' da tutte le parti. Una costante è quella di avere imprese di trasporti, che trasportano in genere materiale per l'edilizia, ma non solo. Ecco, in un articolo uscito sulla Voce del Molise, Caturano è sembrato difendersi dalle accuse, sostenendo di non essere mai stato arrestato, sostenendo di non aver mai trasportato percolato e altri generi di rifiuti. Ce l'aveva ovviamente con chi, come lei, e possiamo dire come noi, abbiamo parlato invece di un rischio. Lei che cosa pensa di queste dichiarazioni di Caturano? Il signor Cadurano, che do per innocente fino a diverso pronunciamento dei giudici, è imputato nel processo che si chiama, che fu battezzato Remida, dove risponde di traffico illecito di rifiuti.